Secondo video che faccio con la GoPro, quindi dato che questa GoPro non ha uno schermo, non mi vedo, quindi non so dove sto riprendendo, non so cosa sto registrando, cioè so solo che mi registro perché c'è la spia rossa che lampeggia, ma per il resto non so bene le distanze, non so che si vede dietro, non so praticamente nulla di niente, non so nulla. E accenditi. Oggi è il 4 di gennaio, ok? E io sto iniziando a togliere tutte le cose di Natale dalla mia stanza perché mi scoccerà a toglierle tutte e sette. Quindi, come vedete, la mia stanza è molto più vuota dell'ultimo video che avete visto. Penso. E sto lasciando giusto qualche cosina fino al 6, che è comunque l'Epifania, quindi è l'ultima festa. Anche se ripetiamo per la 20 milionesima volta, questo video lo vedrete dopo le feste. Ok. Incominciamo! Welcome everybody in un nuovissimo video! Saluto Alessia perché? Perché saluto Alessia? Perché porto questa maglia e noi Alessia la chiamiamo Puffa, quindi io saluto Alessia. Ringrazio tutti quelli che stanno vedendo i miei video in questo periodo perché, come dico sempre io, che una persona ti odi o che una persona ti voglia bene, il video lo vedi lo stesso, quindi le visualizzazioni ci sono, quindi voi mi vedete, quindi mi fate una sorta di pubblicità inconsapevole. Quindi come dico sempre a tutti, se una persona la odiate non andategli dietro, non la insultate, non fate niente di tutto ciò, ma mettetela in un angolino e ignorate. Perché ho introdotto questo video in questo modo? Perché oggi voglio parlarvi del rispetto. R come rispetto. È tornata la rubrica di Alphabet! Perché? 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 Perché mi è stata chiesta innumerevoli volte, perché tutti quanti la vogliono e perché piace questa cosa, perché è una cosa innovativa, perché nessuno l'ha mai fatta e perché ringrazio il tag esiste, però io dal tag ho estrapolato questa cosa e ho creato la mia rubrica di Alphabet. Quindi oggi è R come rispetto. Iniziamo. Mi devo comprare il Chuck di Tiger. Anzi, adesso gli faccio proprio l'audio virtuale. Ciao zia! Buongiorno, bentornata a Torino dove vuoi. Se ti capita per caso di passare da Tiger, il negozio dove mi hai preso le targhette per le valigie, potresti vedere. Potresti vedere se c'è il Chuck, quello, non so se hai presente cosa sarebbe, quella specie di lavagnetta nera dove c'è scritto proprio Chuck, quello dei registi. Quello dei registri, registi, vabbè, hai capito qual è? Se non hai capito, dimmelo che ti mando una foto. Comunque dovrebbe stare da Tiger, dovrebbe costare tipo 4-5 euro ed ha inclusi i gessetti. Grazie mille, ciao! Avete visto una mia registrazione vocale live? Ora ditemi perché quando faccio le registrazioni vocali sull'iPhone si bloccano, le devo mandare 20.000 perché non capisco. Perché voglio introdurre questo argomento oggi? Perché secondo me, alla base di tutto, prima dell'onestà, della falsità, di tutte le stupidaggini, dell'amicizia, dell'amore, di tutte queste belle cose, questo accento barese è bellissimo, oddio. Di tutte queste belle cose c'è il rispetto verso il prossimo, perché io ti posso pure odiare a morte, ma c'è proprio che mi stai qua e non mi scendi, però io ti devo rispettare. Punto primo. Punto secondo. Non so parlare. Punto secondo. Non devo intaccare il tuo spazio virtuale, anzi, come direbbero i linguisti, la tua bolla, cioè quello spazio dove ci sei solo tu. E non c'entra nessuno, è uno spazio dove hai creato il tuo microclima ideale. Perché voglio parlare di rispetto? Perché alla base di tutto, ripeto, c'è rispetto, ma c'è rispetto verso il prossimo, c'è rispetto nell'accettare il prossimo, c'è rispetto nell'accettare le diversità del prossimo, ma soprattutto c'è rispetto di capire il prossimo, perché molte volte le persone non associano la parola capire alla parola rispetto, perché se io capisco la tua situazione ti rispetto e rispetto la situazione che vivi. Cosa che nella maggior parte dei casi non accade, perché le persone non comprendono che rispettare e capire siano sullo stesso piano, ma pensano che se io ti capisco ti posso anche non rispettare, cioè non fare una cosa che magari a te dà fastidio, però la situazione che tu vivi io la capisco. Non ci siamo, non è propriamente così che vanno le cose, perché viaggiamo su due binari completamente opposti. Se una persona dice che ti capisce ma non ti rispetta, invece dovrebbe essere una persona che ti capisce e ti rispetta. È una conseguenza, è un'azione che viene una dopo l'altra. È un legame tra queste due cose. Perché?
Perché un legame? Perché se io capisco e sono consapevole di aver capito e sono cosciente di aver capito e sono al 100% onesta di dire sì, ho capito, vuol dire che nella mia comprensione verso di te, verso la tua situazione, verso il tuo modo di fare, verso tutto quello che ti riguarda, c'è da parte mia il rispetto di non darti fastidio, di capire quello che fai e di non giudicarti da quello che fai, perché se io ti rispetto, rispetto il prossimo. Cioè, se io ti rispetto, oddio, se io ti rispetto vuol dire che ho capito e vuol dire che se io faccio una cosa e la faccio perché la voglio fare, tornando al discorso che ho fatto nel video precedente, non c'è bisogno che tu mi debba venire a dire non la devi fare perché a me dà fastidio. No, perché se tu rispetti la mia scelta, la puoi fare indipendentemente da tutti. Perché ora, prima di rispettare gli altri, prima di accedere al rapporto con gli altri, bisogna rispettare se stessi. Cosa intendo per rispettare se stessi? Rispettare se stessi vuol dire non piangersi addosso, non essere depressi, non pensare sempre che il proprio corpo sia per esempio troppo grasso o troppo magro e quindi ce l'abbia con noi. Vuol dire che mi accetto, vuol dire che mi piaccio. Ovviamente nessuno si piace, è tipo Narciso, perché sarebbe una cosa esagerata. Però vuol dire comunque comprendere il proprio corpo, capirlo, accettarlo, riuscire a essere consapevoli di quello che uno sta vivendo. Quindi, se io rispetto me stesso, vuol dire che sono in grado di capire come mi evolvo, come mi rapporto con gli altri, perché io posso anche dire ma no, la gente mi odia, ma no, che brutta cosa, ma no, così, ma... Vuol dire non rispettarti, perché se io non rispetto me stesso e capisco che magari una determinata cosa, che ne so, la posso migliorare, la posso fare meglio, non lo so, qualsiasi cosa, in quel caso io mi rispetto. Ma se mi piango addosso e basta e dico madonna, io la mia colpa, tutti con me ce l'hanno, ma non mi vuole nessuno, ecco, no, in quel caso non mi sto rispettando, in quel caso mi sto soltanto autocommiserando e non sto agendo, non sto capendo davvero quello che deve succedere. Se una persona si rispetta e davvero si rispetta, rispetterà l'altro, perché se io rispetto le mie scelte di vita, perché non dovrei rispettare le altre? Perché dovrei oppormi alle scelte di vita degli altri? Perché ognuno vive la sua vita per fatti propri e ognuno deve rispettare l'altro. Quindi il rispettare il prossimo, il rispettare le scelte, rispettare le condizioni degli altri, vuol dire soprattutto accettarsi. Quindi se io vedo un ragazzo che è gay, una ragazza che è lesbica, perché devo andare a criticare? Ho toccato proprio l'argomento, diciamo, più clou, che riguarda comunque le diversità, se così le possiamo chiamare. Perché alla fine tutti siamo diversi, non dobbiamo giudicare diverso chi è scuro di pelle, chi è gay, chi è lesbica, siamo tutti diversi. Io sono diversa da mia madre, io sono diversa da mio padre, siamo tutti quanti diversi, ma proprio tutti fisicamente, caratterialmente. Alle volte ragioniamo in maniera uguale, ma fa niente, siamo tutti diversi in sostanza. Se ragionassimo ogni tanto in maniera diversa, forse il mondo sarebbe molto migliore. E se io rispetto me stesso, rispetto le mie scelte, rispetto il mio essere, rispetto il mio modo di fare, rispetto il mio fisico, rispetto il mio corpo, rispetto tutto di me, rispetto anche gli altri. Se invece, se invece io non rispetto me stesso, ma provo invidia verso l'avversario, verso chi mi sta accanto, vuol dire che prima di tutto io non accetto me, perché se io non accetto me e voglio qualcosa dall'altro, non riuscirò mai a rispettare e ad accettare l'altro, perché vuol dire cogliere e prendere qualcosa che non è mio. Quindi vi faccio l'esempio. A me piacciono i capelli di quella ragazza, l'invidio vuol dire che non rispetto i miei. È un paragone un po' assurdo, banale, sciocco, futile, effimero, o quello che volete voi. Però è per farvi capire che proprio alla base ci sono gli elementi più banali. Se io dico ma dopo quella ragazza c'è un fisico bellissimo, vorrei averlo anche io perché in costume sarei una meraviglia, vuol dire che non rispetto il mio corpo, vuol dire che non lo accetto, vuol dire che non faccio niente per migliorarlo e magari per arrivare a quell'obiettivo, vuol dire che mi piango addosso e basta, vuol dire che non faccio niente per migliorarlo. Stessa cosa, mi piacciono i capelli di quella ragazza, per dire, mi pongo un obiettivo, che ne so, quella ce li ha lunghi, per dire, me li faccio crescere, quella ce li ha rosa, me li tingo, quella ce li ha verdi, me li tingo, quella ce li ha corti, me li taglio. Cioè, per farvi capire che c'è sempre una soluzione per accettarsi e per accettare. C'è sempre una soluzione per rispettarsi e per rispettare, ma soprattutto c'è sempre una soluzione per capire e rispettare allo stesso tempo, perché se io capisco una persona e la rispetto, soprattutto la rispetto, perché se ogni azione corrisponde a una reazione uguale e contraria, cito fisica,
Perché io devo creare dei problemi alle persone che mi stanno accanto? Perché io non devo capire? Perché io non devo accettare? Perché io non devo rispettare le scelte? Questa è una cosa fondamentale, rispettate e rispettatevi. Perché se voi non vi rispettate, non riuscirete mai, mai, mai e poi mai a rispettare gli altri. Ma soprattutto, e ribadisco, non riuscirete mai a rispettare voi stessi. Perché rispettare l'altro parte dal presupposto del rispettare voi stessi. Quindi, mi raccomando, rispettate voi stessi, rispettate le scelte, rispettate il vostro corpo, il vostro ambiente, la vostra scuola, la vostra università, i vostri amici. Rispettate, rispettatevi e fidatevi, che è la base di tutto, alla base di tutti i rapporti, di tutte le cose, anche alla base del creare una cosa, c'è il rispetto verso quello che voi state andando a fare. Bene ragazzi e ragazzi, il mio video come al solito è finito, perché io parlo e non trovo mai un punto di contatto, muovo sempre le mani, lo so che gesticolo troppo, me l'avete detto un sacco di volte, lo so che mi sto sempre a toccare i capelli, lo so che mi muovo insomma, ma sapete che io non so stare ferma. E la caratteristica dei miei video è che io mi debba muovere sempre, perché se fossi statica così come una mummia, sembrerei la presentatrice di un telegiornale. E non mi va di sembrare una presentatrice del telegiornale, perché io devo trasmettervi allegria. Non sono mai buongiorno, oh mio Dio. Devo trasmettervi comunque qualcosa di positivo, non devo trasmettervi noia, depressione, tristezza e cose del genere. Vi mando un bacio immensissimo. Mi raccomando, dell'epifania non mangiate tanti dolci, e se vi porta il carbone qualche motivo c'è. E noi ci vediamo al prossimo video, mettete un bel like se il video vi è piaciuto, perché quindi noi ci vediamo al prossimo video, mettete un bel like come ho detto prima, condividete il video come sempre su tutti i vostri social e ciao a tutti, ciao!